Buonasera a tutti, bentrovati alle degustazioni dalle ore 17. Questa sera ora faremo una degustazione un po' complicata perché vorremmo in qualche modo valutare l'effettiva differenza che esiste tra le diverse vigne. Voi vedete che molto spesso i vini più importanti, i Barolo, il Barbaresco, il Brunello, eccetera, eccetera, hanno sempre a fianco dei nomi di vigne, nomi diversi di vigne, ma effettivamente oltre ad indicare un'area geografica diversa, che cosa si trasforma in qualità? Quali sono gli effetti che queste diverse vigne hanno sul vino che noi abbiamo poi nelle bottiglie? Andremo quindi a valutare l'effettivo valore di un cru e se effettivamente vi sono delle differenze tra un cru e l'altro. Per fare tutto ciò naturalmente abbiamo bisogno di standardizzare alcuni elementi e quindi abbiamo preso un'azienda agricola in Serralunga d'Alba, è l'azienda di Guido Porro, e ha due vigne dove produce Barolo. Una si chiama La Zairasco e l'altra è Santa Caterina. Siamo nella zona appunto del comune di Serralunga d'Alba, siamo quindi in quell'unità produttiva caratterizzata dalla formazione di Lecchio. La formazione di Lecchio che è composta da sabbia, talora arenaria giallo-rossastra, spesso con laminazione parallela e ondulata in strati di 10-50 cm. Si alternano ritmicamente marne siltose grigie in strati di 5-40 cm, vale a dire un suolo composto a strati che quindi ha una grandissima variabilità. Da zona a zona questi strati possono assottigliarsi o allargarsi e di conseguenza avere in qualche modo dei suoli molto molto diversi. La vigna La Zairasco, intanto vi faccio vedere le due bottiglie così sappiamo subito di cosa parliamo. Due Barolo, quindi, due Barolo prodotti dalla stessa azienda, appunto da Guido Porro, con tecnologia identica. Entrambi vengono vinificati in grandi botti di rovere, entrambi per la stessa quantità di tempo. Questi due Barolo sono entrambi del 2005, quindi hanno subito, come dire, una lavorazione del tutto uguale l'uno all'altro. Ma naturalmente le zone sono diverse, i vigneti sono diversi, andremo quindi a valutare proprio l'effetto di questi due vigneti. Il La Zairasco è circa di 2 ettari, è posto a 300-350 metri di altitudine ed è esposto a sud-sud-est. È quindi in una zona dove si forma un microclima caldo e asciutto, ben assolato, d'estate lì si forma una cappa di calore molto molto elevata, soltanto il terreno riesce a fornire comunque sempre la giusta umidità alle radici, e quindi una vigna decisamente calda, ben esposta alla luce del sole e al calore del sole. La vigna invece Santa Caterina si trova un pochettino più verso l'abitato di Serralunga d'Alba, quindi è posta ad un'altitudine di 340-390 metri sul livello del mare, quindi un pochettino più alta, il clima quindi anche lievemente più fresco e una zona anche tutto sommato un pochettino più umida, dove c'è una maggior disponibilità di acqua, quindi maggior freschezza, maggior disponibilità di acqua. Andiamo quindi a vedere proprio questi due Barolo se effettivamente hanno una sostanziale differenza l'uno dall'altro o se appunto invece, come dire, le tecniche, la tecnologia tende ad annullare queste differenze. Questo, sapete, è un argomento molto, molto importante perché vi è chi sostiene naturalmente che la tecnologia di produzione sia quella che segna la differenza tra un vino e l'altro. Io invece sono fermamente convinto che sia una grande stupidata, ma che invece l'effettiva qualità di un vino venga data soprattutto dal luogo e non certo dalla tecnologia di cantina. Qui appunto abbiamo uniformato questi elementi, la stessa mano, la stessa sensibilità, ma da due vigne appunto provenienti da zone diverse. I tappi vanno bene entrambi e quindi possiamo procedere a mescere il vino. Il La Zairasco da questa parte, il Santa Caterina dall'altra. Allora, prima cosa possiamo vedere che i colori sono perfettamente uguali, nel senso che la vigna non ha dato così evidenti segni di diversità in fatto di quantità di antociani e di antociani estraibili. Sono due colori decisamente molto 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 simili. Allora ascoltiamo i profumi di questi due vini.
E qui le differenze ci sono effettivamente. Piccole differenze, ma che danno in qualche modo il senso di un cambiamento, di un vino diverso. Perché? Perché questo vino si apre immediatamente su dei toni fruttati abbastanza dolci e maturi e con una speziatura morbida, dolce, con una nota di camino abbastanza morbida, un pochettino di cenere, un pochettino di liquirizia. Da subito, come dire, un'impressione molto dolce, molto morbida, molto, molto, molto rotonda. Questo invece è un vino che ha un carattere un pochettino più nervoso, ha una, come dire, un timbro fruttato un pochettino più fragrante, ha una nota appena appena più intensa, più pungente, non tutto è così morbido e rotondo, c'è, come dire, un animo, una speziatura decisamente più piccante, più stimolante, più vivace. Entra di più nel naso, come dire, più sottile, penetra di più, ha una carica, come dire, speziata, più verso il pepe, meno liquirizia. Anche la nota di camino non è così morbida, è appena appena affumicata, ma riesce a mantenere una maggior forza, una maggior consistenza. Qui abbiamo una sensazione gustativa che rispecchia in qualche modo già il carattere olfattivo, una sensazione fruttata bella dolce, fragrante, con un bel lampone, con un pochettino di marasca. Da una sensazione quindi fruttata, bella fragrante e animata da una tannicità abbastanza fine, minuta, abbastanza rotonda, anche qui quindi un tono abbastanza morbido e dolce in bocca, una sensazione di buona maturità e di buona morbidezza. Da questa parte invece troviamo un vino decisamente più austero, si concede meno generosamente, come dire, un po' più rigoroso. Il frutto è un pochettino più fragrante, la sensazione tattile, la sensazione tannica è un pochettino più aggressiva, più pungente, tende a farsi sentire di più, a creare anche sul palato una densità maggiore, una maggior attività, dando quindi una sensazione un po' più viva, più vivace. Due vini quindi che mostrano chiaramente una differenza, una nettissima differenza di carattere. C'è, come dire, proprio questa differenza tra la dolcezza, la morbidezza e la maturità dell'Azairasco e c'è questo invece questa maggior dinamicità, questa maggior vigore data dalla Santa Caterina. Un vino che quindi nasce in un clima lievemente più fresco e che è riuscito a dare, come dire, un'impronta più viva, più vivace, più reattiva, diciamo così. Meno morbidezza, un pochettino più di mascolinità, un pochettino più di nervo. Un vino quindi che ha un carattere un pochettino più mascolino, più deciso, più insistente. Due ottimi vini naturalmente, ma appunto con questo carattere diverso. A voi la scelta naturalmente. Se siete stati attenti avete già capito da che parte io mi pongo. Ma naturalmente questo è appunto il bello della degustazione. Ciascuno di voi, se avrà voglia, se avrà la possibilità, se avrà l'occasione di ripetere una degustazione come questa, anche lui avrà, come dire, il piacere di potersi accostare di più all'uno o all'altro, di scegliere in qualche modo il carattere di vino che preferisce. Due ottimi vini naturalmente, quindi a Guido Porro vanno i nostri più grandi complimenti per questo bel Barolo del 2005. L'Azairasco o Santa Caterina, lascio sempre a voi naturalmente la scelta. Io mi auguro che appunto possiate passare una bella serata, come dire, anche un po' divertente, magari con degli amici e ripetere in qualche modo questa degustazione, questo confronto, perché è davvero molto molto stimolante. Buona serata a tutti e naturalmente l'appuntamento alla prossima serata.